programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Notte di San Silvestro, senza feste di piazza e veglioni, due feriti gravi in regione, nessuno per incidenti legati ai botti. A Milano, vigili del fuoco al lavoro per incendi da petardi e fuochi pirotecnici in terrazzi, balconi e cassonetti. Coronavirus, i contagi superano quota 41.000, da lunedì Lombardia in zona gialla, in vigore da subito le nuove regole sulla quarantena. Revocate da oggi le misure temporanee antismog di primo livello in tutta la Lombardia, PM10 in lieve calo in molte città, ma i livelli restano preoccupanti. Sabato 1 gennaio, buon anno nuovo a tutti voi all'ascolto della prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. Oggi la Chiesa Cattolica celebra Maria Santissima Madre di Dio e la 55esima giornata mondiale della pace. Un cordiale saluto da Maria Rosa Monaco in onda dallo studio Rai di Milano con l'assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti e Gioele Campagna. In apertura le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Paolo Valisa. Il nuovo anno inizia sotto l'alta pressione africana che porta temperature primaverili sulle Alpi. La stagnazione di aria più fredda in pianura favorisce però le nebbie e l'accumulo degli inquinanti. Le previsioni per oggi: ben soleggiato su Alpi e su pianura pedemontana, clima particolarmente mite per la stagione in montagna, con zero termico a 3.800 metri. Sulla bassa padana presenza di nebbie persistenti, solo in parziale dissoluzione nelle ore centrali della giornata. Le temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, a 1.200 metri 13, forte inversione termica, le massime verso i 12-15 gradi, ma solo attorno ai 5 sotto la nebbia. Per domani domenica, ancora soleggiato e mite per la stagione su Alpi e fascia prealpina, ma con velature e qualche passaggio nuvoloso, nebbie persistenti ancora sulla bassa pianura padana. A tutti un buon capodanno e i nostri migliori auguri di buon 2022. Il Gazzettino Padano. È stata una notte di San Silvestro senza feste di piazza e veglioni, due feriti gravi in regione, nessuno per incidenti legati ai botti. Questo è un vero e proprio record positivo, a Milano non accadeva da anni. In città vigili del fuoco però al lavoro per incendi da petardi e fuochi pirotecnici su terrazzi, balconi e nei cassonetti. Notte di San Silvestro relativamente tranquilla nella città metropolitana di Milano, nessuno è rimasto ferito in modo grave per i botti di Capodanno, un vero e proprio record positivo considerando che lo scorso anno, seppure in zona rossa, due ragazzini persero la mano. Si registra però un accoltellamento ad Esio in Brianza poco dopo le 3, un 26enne italiano è stato ferito all'addome, trasportato in ospedale e in gravi condizioni, indagano i carabinieri, ed è in prognosi riservata un 37enne che questa notte alle 3.50 a Cislago nel Varesotto ha avuto un incidente in monopattino. A Milano grande lavoro per il 118, oltre 500 chiamate dalla mezzanotte alle 5, diverse aggressioni, l'episodio più grave in piazza Mercanti prima delle 23, ma nessun ferito grave. La polizia ha presidiato piazza Duomo per evitare assembramenti sul sagrato, oltre che la zona della Darsena, dei Navigli, i paraggi dello stadio Meazza, ma senza trovare situazioni critiche. Notte di super lavoro anche per i vigili del fuoco di Milano, con 97 chiamate dalle 20 alle 6, 13 gli interventi per incendi su balconi e terrazzi provocati dai fuochi d'artificio. 14 per cassonetti dati alle fiamme. Alberto Ambrogi, TGR Lombardia. Coronavirus, i contagi superano quota 41.000, da lunedì Lombardia in zona gialla, in vigore da subito le nuove regole sulla quarantena. Sotto la spinta della Omicron, la crescita dei contagi non si ferma e porta la Lombardia a superare la soglia dei 40.000 nuovi casi in un giorno, con 41.458 positivi, il 18% dei tamponi effettuati. Nell'ultimo giorno dell'anno 37 i decessi, 17 nuovi ingressi nelle intensive, 28 in più i ricoverati negli altri reparti. Nell'ultima settimana nella nostra regione è superato anche il terzo parametro da fascia bianca, così dopo 6 mesi la Lombardia tornerà con il nuovo anno in zona gialla. La conferma ufficiale dal report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero. Il cambio di colore scatterà da lunedì, non variano le misure, l'uso delle mascherine all'aperto è già obbligatorio. L'arma resta la vaccinazione, ribadisce il governatore Fontana.
fiducioso che con 120.000 somministrazioni al giorno si riuscirà a contenere la situazione e garantire la tenuta degli ospedali, dove lo scenario resta comunque lontano da quello di un anno fa. Intanto, per chi entra in contatto con un positivo, niente più quarantena se ha tre dosi o si sono passati meno di 4 mesi dalla seconda o dalla guarigione. Dal 10 gennaio obbligatorio il Green Pass rafforzato su tutti i trasporti pubblici, in ristoranti, alberghi, fiere, palestre, piscine, per feste e cerimonie. Giuditta Castellanza, TGR Lombardia. Oggi giornata di riposo nei centri tamponi anti-Covid della regione, impegnati in un super lavoro negli ultimi giorni con lunghissime code di auto ai drive-thru e disagi anche per chi vive vicino a questi centri. L'obiettivo è di 10.000 tamponi in più nella prima settimana, solo nel milanese 45.000 a regime. La regione aumenta l'offerta per far fronte alla crescita dell'ondata pandemica. 14 nuovi centri che saranno aperti sul territorio, da Milano a Bergamo, a Brescia, a Pavia, a Sondrio, a Trenno, al lab gestito dagli ospedali San Paolo e San Carlo. Ieri meno code del solito, complice anche l'orario ridotto, fino alle 14. Oggi va molto bene rispetto ai giorni passati. Ci hanno consigliato di fare il molecolare, la dottoressa ci ha dato l'impegnativa. Com'è stata la procedura? Semplice, diciamo, oppure? Un delirio. Qui si sono già aggiunte 2 linee, lunedì ne apriranno altre 4. Con l'impegnativa perché io sono stato paziente Covid e quindi ho finito ormai la mia quarantena. All'ospedale San Paolo i residenti delle vie ingolfate dal serpentone di macchine hanno appeso cartelli, spegnete i motori. In città, cittadini ancora in fila davanti alle farmacie, anche nell'ultimo giorno dell'anno. Federico Simonelli, TGR Lombardia. Un grazie speciale ai sanitari e ai volontari per il loro impegno contro la pandemia è arrivato dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita al centro vaccinale del Pio Albergo Trivulzio prima del Te Deum di fine anno. Dal centro vaccinale del Pio Albergo Trivulzio di Milano, ieri a conclusione di un anno difficile, il grazie dell'arcivescovo a sanitari e volontari che in tanti luoghi e senza sosta proseguono con le vaccinazioni. Le vaccinazioni consentono di ridimensionare i danni che il contagio può provocare, quindi dire grazie a voi lo sento come doveroso. Delpini, nella chiesa del Pio Albergo, come da tradizione, ha celebrato il primo Te Deum della serata. Anche quest'anno, proprio per la pandemia, pochissime persone e gli anziani ospiti collegati attraverso la TV a circuito chiuso. Sono momenti difficili, ci sono comportamenti umani che fanno vergogna, ha detto pensando ai tanti episodi di cronaca. Ma Dio, ha scandito Delpini, ama l'umanità pur con tutto il male che può ospitare e suo figlio ha scelto di farsi uomo. Perciò ringraziamo e perciò ci auguriamo buon anno. Non sappiamo come sarà l'anno che viene, sappiamo però che meriterà di essere vissuto se noi praticheremo l'umiltà, il disinteresse e la gioia di essere fratelli e sorelle. Donatella Negri, TGR Lombardia. Revocate da oggi le misure temporanee antismog di primo livello in tutta la Lombardia. Il PM10 è in lieve calo in molte città, ma i livelli restano preoccupanti. Da oggi, 1 gennaio 2022, sono revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province della Lombardia antismog. Erano ancora in vigore a Monza, Bergamo e Brescia, ma il 30 le concentrazioni medie provinciali di PM10 sono risultate inferiori al limite giornaliero in tutte le province, con unica eccezione Como. Il traffico è veramente impossibile, traffico, parcheggi, eccetera. A Milano invece ci si mette la pandemia con le code dei tamponi. Sentiamo una voce raccolta davanti all'ospedale San Paolo. Cioè, ci ammazza il Covid, ci ammazza lo smog. Giusto? La situazione dello smog si può seguire sul sito della regione. Su InfoAria sono riportate le informazioni sulle misure in vigore città per città. Registrandosi può essere attivato un alert. Nell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'aria, la provincia lombarda meno virtuosa è Cremona, che fa peggio di Milano. Lecco è quella che ha avuto risultati migliori per i livelli medi annui di PM10, mentre per il numero minore di giornate di sforamento dei parametri ha fatto meglio Varese. Laura Carcano, TGR Lombardia. Sempre da oggi, 1 gennaio, giorno in cui si festeggiano i 20 anni dall'avvio dell'euro, la moneta unica europea, nel nostro paese scende ancora il tetto massimo all'uso del contante.
Da oggi il tetto massimo all'uso del contante scende da 2 a 1000 euro. Se l'obiettivo del governo è la lotta all'evasione fiscale, il risultato è anche una trasformazione delle nostre abitudini. A Milano, nonostante sia la capitale della finanza digitale, il cash resta forte sulle piccole spese. Per i nativi digitali, invece, anche pagare ormai è un gesto smart e virtuale. Le carte prepagate e ricaricabili per minorenni sono un fenomeno in forte crescita, come spiega Valeria Portale, che è responsabile dell'Osservatorio Pagamenti innovativi del Politecnico. Moltissimi genitori danno la paghetta ai propri figli con strumenti di pagamento elettronici. Anche molti regali di Natale sono stati fatti non più con le classiche buste in contante, ma con la ricarica di una prepagata o di un wallet. I genitori possono controllare meglio le spese dei ragazzi, dicono gli esperti, ma è fondamentale che i giovani utenti conoscano anche i rischi. Digitale, certo, ma attenzione, è sempre denaro. Michela Coricelli, TGR Lombardia. È il momento della rassegna stampa, oggi curata da Alberto Ambrogi. I quotidiani oggi non sono in edicola, ma diamo uno sguardo ai principali siti di informazione giornalistica. Partiamo da Corriere Milano, dove tutta la prima parte dell'home page è dedicata alla pandemia. I titoli: Lombardia in giallo da lunedì 3 gennaio, tasso di contagi 6 volte oltre il limite, Covid nuovo record in Lombardia, superati in un solo giorno 40.000 contagi, 37 i decessi. Fanpage Milano: caos tamponi in Lombardia dal 10 gennaio, oltre 64.000 test in più a settimana, ecco dove si potranno fare. Repubblica.it Milano, focolaio di Covid a Villa San Martino ad Arcore, la residenza dell'ex premier Berlusconi. 5 dipendenti positivi al Covid dopo lo screening. La notizia è stata diffusa da fonti azzurre. Il leader di Forza Italia, la compagna, la deputata Marta Fascina, sono risultati negativi ai test e stanno bene, passeranno il Capodanno in quarantena. MilanoToday.it, chi ci ha lasciato nel 2021, da Carla Fracci a Marco Formentini, diverse le personalità che l'hanno appena trascorso, ha portato via. VareseNews.it, tra disdette e quarantene, i ristoratori varesini raccontano la via crucis per il cenone di Capodanno. Disdette, problemi di salute dei dipendenti e dei loro familiari hanno piegato molti locali. Infine, su Bergamo News, la storia di Francesca Nocera, campionessa italiana di motocross. Anche grazie alle moto ho superato un tumore alla tiroide. E finisce qui la prima edizione del Gazzettino Padano. Buon proseguimento di giornata e ancora buon anno nuovo a tutti voi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.